maggioranza e opposizione insieme per la riforma dell'emergenza-urgenza, la proposta di risoluzione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Approda anche in Consiglio regionale la questione Pecci dopo il licenziamento di due dipendenti del museo. Consegnata ad Alessandro Dioni il riconoscimento Le ali del Pegaso, il giovane col suo intervento ha salvato la vita di una persona colpita da arresto cardiaco. Unione di intenti per la riforma dell'emergenza-urgenza. È stata approvata all'unanimità, dopo un efficace lavoro di sintesi in Commissione a Sanità tra maggioranza e opposizione, la proposta di risoluzione che si occupa dell'attuazione della riforma del sistema regionale di emergenza territoriale con il coinvolgimento delle associazioni del volontariato. L'atto è stato illustrato in aula dal Presidente della Commissione Sanità, Enrico Sostegni. Sappiamo c'è una delibera della giunta regionale che prevede una organizzazione omogenea su tutto il territorio regionale. Finora avevamo una situazione a macchia di leopardo, con zone dove il servizio si basava essenzialmente sulla presenza di ambulanze con il medico a bordo e un'altra parte dove invece il medico non è più a bordo dell'ambulanza ma sull'auto, e ci sono poi altre forme di mezzi di soccorso, l'ambulanza con l'infermiere, l'ambulanza con i volontari, i soccorritori e basta. Ecco, il modello è un modello che si incentra sulla presenza di automediche in tutta la regione, questo è ben chiarito dalla delibera regionale. Dall'incontro dell'associazione del volontariato è venuto fuori la necessità A, che vengono coinvolte più in maniera più forte da tutte le aziende sanitarie e le associazioni del volontariato quando sono nella fase di progettazione dell'emergenza-urgenza. B, lo snellimento di alcuni oneri burocratici che sono stati evidenziati, tipo la richiesta di alcune note di credito di importi minimali, irrisori come 50 centesimi, talvolta creano un appesantimento burocratico che si può eliminare, e la creazione a livello regionale in assessorato di una struttura, un dipartimento o una forma similare che possa essere il punto organizzativo che crea omogeneità su tutto il territorio regionale. E infine il dato dei costi, di aggiornare l'intesa dell'agosto 2022, tra l'altro in aula il Presidente ha risposto subito, essendo presente, chiarendo come su tutti questi punti c'è un lavoro preciso della Giunta, e anche sul dato economico è in corso una trattativa con l'associazione volontariato che si chiuderà a giorni e che vedrà un rispetto di questi indirizzi che il Consiglio oggi ha dato. La proposta di risoluzione impegna la Giunta a garantire nel percorso di attuazione del processo legato alla riforma del sistema regionale dell'emergenza-urgenza la massima condivisione con le associazioni di volontariato, sollecitando le ASL della Toscana ad adottare modelli omogenei affinché si realizzi lo stesso livello di coinvolgimento sin dalle prime fasi del percorso che porta alla stesura di nuove delibere o atti di indirizzo. L'atto, che fa seguito alle audizioni in commissione delle associazioni di volontariato, impegna anche la Giunta a dare attuazione quanto prima all'implementazione degli autoveicoli di soccorso avanzato a partire dalla automediche con equip sanitarie a bordo. Chiede inoltre di adottare soluzioni in grado di favorire progressivamente la costituzione di un unico riferimento a livello regionale del sistema di emergenza sanitaria territoriale, capace di assicurare una gestione omogenea in termini di formazione, attuazione dei protocolli operativi, uniformità delle procedure e delle attrezzature. Tra i punti della risoluzione anche l'avvio di un confronto con le ASL affinché si possano trovare soluzioni per un ulteriore snellimento degli oneri amministrativi, con l'obiettivo di alleggerire i costi indiretti sostenuti dalle associazioni di volontariato e relativi adempimenti. Infine quello di dare completa attuazione all'accordo sottoscritto nell'agosto 2022 tra la Regione Toscana e le associazioni di volontariato Misericordia ANPAS e la Croce Rossa Italiana riguardo ai costi relativi al trasporto dell'emergenza-urgenza, valutando l'avvio di un percorso finalizzato ad aggiornare contenuti, a considerare la specificità delle postazioni dei territori montani, insulari, interni e disagiati che presentano parametri di costo diversificati rispetto alle aree urbanizzate. Durante il dibattito il vicepresidente della Commissione Sanità Andrea Ulmi ha auspicato la creazione all'interno dell'assessorato regionale di un dipartimento di emergenza-urgenza per garantire una particolare attenzione a questa problematica. Altro elemento evidenziato dal consigliere Ulmi, la necessità di una classificazione di coloro che prestano opera come volontari, anche perché un infermiere non può essere trattato alla stregua di un principiante, ha detto. La sanità pubblica senza il volontariato a questo punto collasserebbe. Per cui credo che il volontariato ha lanciato dei gridi di allarme importanti, questi gridi di allarme devono essere recepiti. Credo che con questa proposta di risoluzione in qualche modo qualche cosa è stato fatto, tanto è vero che le audizioni
eseguite in commissione hanno sentito i principali stakeholder e conseguentemente credo che siano state recepite nella proposta di risoluzione le loro richieste. Nel suo intervento il consigliere di Fratelli d'Italia, Gabriele Veneri, si è detto soddisfatto per un percorso condiviso che accoglie le richieste del mondo del volontariato. Siamo soddisfatti perché all'inizio del 2023 avevamo presentato una mozione proprio per mettere attenzione sullo stato di crisi in cui verte il settore dell'emergenza-urgenza. Avevamo appunto chiesto che venissero aumentati i rimborsi per le ambulanze, avevamo chiesto che venissero fatte delle opere per aumentare il numero di volontari, che sono sempre di meno in queste associazioni così importanti per la nostra regione. E la nostra mozione è stata spostata in commissione, a quel punto abbiamo chiesto di audire tutti i maggiori responsabili delle varie associazioni del terzo settore della Regione Toscana e a seguito di queste audizioni sono emerse delle criticità importanti e la Commissione, con il Presidente Sostegni, che ringrazio, ha lavorato a una proposta di risoluzione che è stata approvata sia in Commissione che oggi in Consiglio regionale. Quindi siamo soddisfatti e ci auguriamo che adesso l'assessorato competente porti a compimento quelle che sono appunto le richieste della PRIS. Il punto sulla situazione del Museo Pecci. Il licenziamento dei due dipendenti del Pecci per la Regione Toscana non è accettabile, lo ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani, rispondendo in Consiglio regionale a un'interrogazione della Lega sulla situazione del Museo Pecci, al centro del dibattito e di trattative sindacali da giorni per il licenziamento di due dipendenti. Per Giani il Pecci non si deve mantenere in una dimensione di nicchia, solo di mostre di arte contemporanea, è un luogo che deve vivere di eventi e iniziative. Per il presidente della Toscana è necessario fare del Pecci un centro vivo in cui ogni giorno c'è un'iniziativa. La nomina di un componente del CDA della Fondazione è di competenza del Consiglio regionale, verrà fatta prossimamente. Il governatore ha ricordato che il rinnovo di tutti gli organi del Pecci, che sono in scadenza, deve essere discusso con il sindaco di Prato, con cui Giani ha detto di essersi già confrontato. Il 21 settembre è in programma un incontro tra Regione, Comune di Prato, sindacati e CDA della Fondazione per discutere della questione. Io ho avuto già modo e occasione di uscire sulla vicenda dei due licenziamenti, su cui né io né il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, e né lo stesso presidente Giani eravamo stati informati preventivamente, quindi l'ho saputo dal Comune e dai sindacati, e ho avuto modo di stigmatizzare, poiché in un regime specialmente di prorogazio come siamo in questo momento è assolutamente inconcepibile. Si cercano modalità per accompagnare, per sostenere i lavoratori e si cercano anche progetti in Regione Toscana chiedendo quali siano le forme per cercare di non mandare via nessuno. Questo secondo me deve essere la priorità, soprattutto in un'istituzione pubblica, e credo siano state date anche delle rassicurazioni allo stesso Presidente di essere disponibili e di dare una mano. Io ho avuto modo di parlarne con Giani, che si è impegnato personalmente, perché il Centro per l'Arte Contemporanea Pecci è il centro dell'arte contemporanea della Regione Toscana, e quindi abbiamo tutto l'interesse affinché questo centro importantissimo, che non è solo della Toscana ma è un centro internazionale, abbia il valore che si merita, e quindi dobbiamo essere noi stessi i primi sponsor di un centro così importante, e anziché denigrarlo, come spesso vedo anche in questi giorni sui giornali, dobbiamo esserne i primi sostenitori, anche non licenziando le persone. Io ho chiesto che si tornasse indietro su questa decisione, vediamo nelle prossime ore cosa accadrà. Luciana Bartolini della Lega ha ricordato che il problema del Pecci riguarda tutta la Toscana in quanto museo di rilevanza regionale e bisogna trovare un direttore che porti a un rilancio complessivo del museo per tutte le attività svolte. La consigliera ha poi affermato che prima di licenziare due persone si devono consultare i sindacati, cosa che non è stata fatta. Il Pecci non riguarda solo Prato, riguarda tutta l'arte contemporanea della Toscana. Vive di soldi pubblici del comune, 1,2 milioni l'anno, la regione circa 600-700 fino a 800.000 euro l'anno. E quindi sono soldi pubblici e vanno gestiti nel modo giusto. Il problema dei due licenziamenti ha fatto scoperchiare un po' tutte le problematiche che c'erano sotto e quindi stanno venendo un po' a galla. Il Presidente Giani ci ha detto in consiglio che ci saranno degli incontri a breve tra lui e il Sindaco di Prato e poi anche con il Consiglio d'amministrazione, che però è già, credo sia già scaduto, debba essere rinnovato.
e io spero che verrà rinnovato con buon senso, perché ci vuole una persona, ci vogliono delle persone che sanno gestire questi luoghi, altrimenti diventano luoghi dove i soldi si sperperano. Ci abbiamo già due esempi piuttosto gravi di crisi, il Maggio e il Pecci sono due istituzioni piuttosto importanti, e quindi spero che non ce ne sia una terza, perché la cultura in Toscana deve essere e continuare a essere un fiore all'occhiello. Le ali del Pegaso ad Alessandro Dioni. Un premio ad un giovane studente che ha salvato con un gesto importante il babbo di un amico colto d'arresto cardiaco. Abbiamo voluto mandare un messaggio forte, non bisogna voltarsi dall'altra parte e mettere in campo tutto quello che si è in grado di fare per salvare vite umane. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha consegnato in sala Gonfalone ad Alessandro Dioni le ali del Pegaso, un premio nato qualche mese fa per sottolineare gesti valorosi di ragazze e ragazzi toscani. Questo è un premio importante, l'abbiamo voluto consegnare ad un giovane studente, Alessandro Dioni, che qualche mese fa, a luglio, ha salvato con un gesto importante il babbo di un suo amico che ha avuto purtroppo un arresto cardiaco. E abbiamo voluto mandare un messaggio con questo premio, messaggio che non bisogna voltarsi dall'altra parte, che bisogna mettere in campo tutto quello che si è in grado di fare per salvare le vite umane. Questo è quello che ha fatto Alessandro, un defibrillatore, la possibilità di saperlo usare, quindi la formazione, anche questa è molto importante, che ha permesso di salvare una vita umana. Allora noi bisogna costruire tutti insieme le condizioni perché oggi, ancora oggi, i defibrillatori non ci sono in tutti i nostri territori, perché siano uno strumento che salva la vita e soprattutto costruire le condizioni per formare più ragazze e più ragazzi a essere consapevoli e saper utilizzare il defibrillatore come strumento per salvare vite umane. È stato lo stesso Alessandro a raccontare l'accaduto. Eravamo una sera alla cena di fine Campi Solari, tutti insieme a festeggiare appunto la ben riuscita del mese che avevamo passato tutti assieme ai ragazzi piccinini che controllavamo. Infatti io ero un animatore insieme a altri ragazzi che anche oggi sono qua con me alcuni. E nulla, a un certo punto della serata, quando tutto era finito e molti erano già andati a casa, Marcello, che è il signore che ha avuto un infarto, appunto si è sentito male e è caduto a terra. Ha subito iniziato a respirare male e poi io mi sono avvicinato insieme a un altro signore e mentre alcuni ragazzi hanno portato via i bambini più piccoli e in particolare suo figlio, io appunto mi sono precipitato da Marcello e ci siamo accorti che non c'era più battito e che insomma bisognava intervenire, bisognava iniziare con il massaggio cardiaco. E ho iniziato io con il massaggio cardiaco e nel mentre avevo chiesto un defibrillatore e mi era stato detto che appunto ce n'era una lì in parrocchia. Allora il signore che era davanti a me ha preso il cambio con il massaggio e ha continuato lui a fare il massaggio, e io invece insieme a un altro ragazzo sono corso a prendere il defibrillatore insieme a Michele e poi in seguito ho attaccato le piastre e ho dato tre scosse a Marcello e poi sono arrivate l'automedica e l'ambulanza. Alessandro è intervenuto mettendo in pratica le nozioni di soccorso apprese a scuola. Daniele Gallostroni, professore di scienze motorie del liceo Petrarca di Arezzo, ha spiegato che il progetto viene svolto dalla prima alla quinta superiore. Si tratta di un percorso dove vengono insegnate la tecnica della rianimazione sia con il massaggio cardiaco che con il defibrillatore. È un progetto che noi facciamo dalla prima superiore, lo portiamo fino alla quinta superiore. È un progetto fra 118, fra il provveditorato agli studi di Arezzo nella persona del dottor Curtolo, e abbiamo fatto formazione noi stessi, è un percorso dove insegniamo la tecnica del BLSD, quindi della rianimazione, sia con il massaggio cardiaco che anche con il defibrillatore. In quinta superiore poi i ragazzi, chi vuole, può fare l'abilitazione e quindi arriva il 118 da noi, fanno un esame sia scritto che pratico soprattutto, e poi chiaramente accedono a quello che sarà il diplomino che viene rilasciato e quindi l'abilitazione conseguente.